Bentrovati all'appuntamento con il Meteo in collaborazione con il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania. Una saccatura di origine atlantica determina diffusa nuvolosità con locali fenomeni sulle regioni centro-meridionali. Nelle prossime ore il campo barico tende a risalire, tuttavia permane una generale nuvolosità con isolati fenomeni. Le previsioni per venerdì 21 dicembre in Campania: nuvolosità variabile con possibilità di isolate precipitazioni. I venti spireranno deboli dai quadranti occidentali con locali rinforzi. Il mare si presenta prevalentemente mosso. Chiudiamo con le temperature minime che saranno quasi invariate. La visibilità risulterà localmente ridotta sulle zone montuose. Grazie dell'attenzione. Muoversi. Infomobilità in Campania. Sulla strada statale 372 Tilisina, fino alle ore 17 del 30 dicembre, per lavori sono attivi sensi unici alternati tra le uscite Alvignano e Gioia Sannitica in provincia di Caserta. Sulla strada statale 19 delle Calabrie, fino a mercoledì 20 febbraio, nella fascia oraria 7-19, esclusi i giorni festivi e prefestivi, per lavori attivo il senso unico alternato in località Padula in provincia di Salerno. Sul raccordo di Benevento, fino alle ore 18 di giovedì 31 gennaio, per lavori attiva la riduzione di carreggiata nel tratto compreso tra gli svincoli San Giorgio del Sannio e Castello del Lago in direzione della 16 Napoli-Canosa. Ma per queste ed altre informazioni vi rimando al nostro sito, l'indirizzo è www.muoversi.regione.campania.it. Vi ricordo che potete scaricare la nostra app, quella di Muoversi in Campania, per rimanere sempre aggiornati in merito alle notizie sulla viabilità del trasporto pubblico locale. Infine potete iscrivervi alla nostra newsletter che è a cadenza quindicinale. Dalla redazione Muoversi in Campania, Emanuela Belcuore. Servizio a cura di Acamir e Regione Campania. Chiesa di San Gregorio Armeno o San Biagio Maggiore a Napoli, popolarmente conosciuta anche come Chiesa di Santa Patrizia, protettrice della città insieme a San Gennaro, è un edificio di culto monumentale risalente probabilmente all'VIII secolo d.C. In essa, oltre alle spoglie di San Gregorio, sono conservate anche quelle della Santa Protettrice. Ristrutturata diverse volte a partire dal 1572 dopo il Concilio di Trento ad opera sia dell'architetto Giovanni Vincenzo della Monica sia dell'architetto Giovanni Battista Cavagna, la struttura oggi presenta un'elegante facciata che ha nella parte inferiore una cancellata a tre arcate e nella parte superiore quattro lesene tuscaniche a finestroni. Il campanile di San Gregorio Armeno, che grazie al cavalcavia attraversa l'omonima strada, rappresenta invece uno degli scorci più caratteristici del centro antico di Napoli. L'interno della chiesa, di impianto cinquecentesco, presenta una navata unica a cinque cappelle laterali, ricche di fantastiche decorazioni barocche. Risalta subito all'occhio il soffitto a cassettoni voluto dalla badessa del convento, Beatrice Carafa, e realizzato nel 1580 dal pittore Teodoro del Rico. Con il Concilio di Trento la chiesa subì pesanti riforme, fra cui l'istituzione di penitenze obbligatorie. Vennero così introdotte le scale sante che le monache dovevano salire in ginocchio tutti i venerdì di marzo. La scala di San Gregorio Armeno fu aggiunta all'interno della chiesa nel 1692 e si trova a sinistra dell'altare maggiore. All'interno della struttura sono presenti anche le famose ruote, unici mezzi di comunicazione utilizzati per il passaggio di cibi e di vestiario. Uscendo dalla chiesa si accede anche al paesaggistico e decorativo chiostro, sul quale affacciano gli alloggi delle monache, e al centro è situata una grande fontana marmorea barocca con a fianco due statue del Settecento che raffigurano Cristo e la Samaritana. Il creatore della fontana, rimasto ancora ignoto, aggiunse alla struttura anche delfini, maschere e cavalli marini, elementi esemplari del barocco napoletano, ricco di forme e di spazio.
Una volta giunti alla stazione centrale di Napoli, in piazza Garibaldi, è possibile raggiungere il complesso monumentale di San Gregorio mediante i mezzi pubblici della NM, autolinea R2, o con la linea 1 della metropolitana, stazioni universitarie. Sì. No, a Cava dei Tirreni i bambini sono tutti buoni, non ti preoccupare, sto facendo io, sto controllando io. Vabbè, ora però devo chiudere perché ho una rassegna stampa da fare, altrimenti perdiamo di credibilità, babbo. Ok, a presto, ci sentiamo per la vigilia, benissimo. E dunque, signori, buongiorno, la mia solita telefonata mattutina. Oggi avevo un ospite importante al telefono, ma ecco, vi auguro innanzitutto un buongiorno, buon venerdì 21. Come potete vedere, l'area natalizia ci sta, come dire, coinvolgendo appieno giorno per giorno. Più passa il tempo e più siamo, come dire, natalizi. E io direi, come sempre, non badate al look, però possiamo tranquillamente iniziare con la lettura delle prime pagine dei quotidiani nazionali. E iniziamo con il Sole 24 Ore, perché giustamente siamo a Natale e ci hanno fatto un bel regalo, o ce lo faranno, questo non si sa, perché si parla di questa famosa manovra. Dunque, cosa succede? Pensioni coperto con i tagli solo il 10% della nuova spesa. Questo è il Sole 24 Ore, che non apre diciamo con questo titolo, bensì con la mossa della Fed disorienta i mercati, Wall Street precipita. Ma poi, se andiamo ad osservare le aperture di tutti gli altri quotidiani nazionali, l'argomento del giorno è questo: manovra, lite in Senato, conti pubblici, oggi la fiducia, dall'IVA alla tassa sul digitale, i 6 punti critici della legge di bilancio. Commissione saltata, ira del PD e Giorgetti, autonomia, il governo rischia. Il Corriere della Sera, di cui ho appena letto l'apertura, è molto ordinato in questo, perché se andate a pagina 2 fa uno specchietto abbastanza interessante per farvi capire anche un attimo quali sono le fasi e cosa c'è che secondo appunto loro va e non va. Fiducia sulla manovra e caos, maxi emendamento oggi in aula senza voto in commissione, PD e Leu lasciano i lavori, il caso dell'imposta sui consumi. Andiamo a leggere cosa ci dice all'interno l'articolo. Lavori interrotti, caos, proteste, la commissione bilancio del Senato che dopo 6 giorni deve gettare la spugna senza una discussione e senza un voto. Il maxi emendamento del giorno e del governo che avverrà in aula alle ore 16 sarà votato con la fiducia intorno a mezzanotte. Da qui possiamo andare ad osservare molto in sintesi la volontà del governo di accelerare l'esame della legge di bilancio per evitare l'esercizio provvisorio. Ieri la decisione di farla approdare direttamente in Senato, quindi saltando uno step, senza cioè alcun voto in commissione di bilancio. Tutto questo ha scatenato un po' di polemiche. Ma a metà pagina, ecco, legge di bilancio, le questioni aperte, perché si parla molto di legge di bilancio, ma poi si approfondisce poco. L'IVA non sale, ma il problema aumenti resta, perché si diceva che l'IVA potesse salire al 26%, non è che non sia vero, ci saranno degli aumenti, confermato lo stop però dell'aumento per il 2019, fatto sta che passerà dal 22%, queste sono le previsioni, al 25%, tutto questo però non prima del 2020, mentre dal 25,6% negli anni successivi, quindi l'aumento dell'IVA, almeno per quel che riusciamo a capire, ci dovrebbe essere. Appalti diretti, il pericolo di infiltrazioni, potrebbero scendere in piazza a manifestare i costruttori delusi dai primi provvedimenti relativi ai lavori pubblici. Altro punto, solo 1 miliardo all'innovazione, in Francia ne sono 10, quindi fa questo tipo di paragone il Corriere della Sera. Edifici pubblici, bufera contro il cambio d'uso. Tutto ciò sono, tutte queste sono, diciamo, delle
diciamo delle parentesi che toccano nel centro e nel pieno la manovra. Il Fatto Quotidiano allo stesso modo, manovra infinita, voto entro stanotte, ma scatola chiusa. Guerra di emendamenti, Movimento 5 Stelle Lega sugli appalti e la pace fiscale. Proteste da statali e università. Ci spostiamo sul giornale. Palle di Natale, eccole qua, ce l'abbiamo anche qui stamattina. Di Maio fa la lista dei successi, ma la manovra è un'ipoteca sul futuro del paese. Tra IVA e accise rischiamo una batosta da 51 miliardi entro il 2021. Pensionati perseguitati, in 3 anni derubati di 2,2 miliardi, questo era il giornale. Corriere del Mezzogiorno, prima di passare alla città, comune e caos deleghe, Agorà non accetta per ora la mobilità, i Verdi rifiutano parchi e giardini, e da qui diciamo assessorini beni confiscati a Felaco, cimiteri, attività produttive, mondo eccetera. Direi di osservare la prima pagina del nostro quotidiano La Città prima di passare al nostro Christmas Edition che a breve vi presenteremo. E dunque, treni soppressi in ritardo, rabbia pendolari, questa è l'apertura della città, dossier sull'orario invernale, Trenitalia, polemiche infondate, c'è chi vorrebbe le corse proprio a proprio piacimento ma non è possibile, De Luca, Battipaglia, 2 fermate per l'alta velocità e nuovo sovrappasso ferroviario. All'interno abbiamo in primo piano, crolla il settore edile ma è boom del nero, in 10 anni imprese dimezzate e tanti operai sono fantasmi, lo trovate a pagina 2 del quotidiano La Città. Se ci spostiamo invece all'interno possiamo osservare come a Salerno, a pagina 9, l'altra notizia interessante è questa: il porto è costretto a frenare l'ascesa per colpa dei fondali, il dragaggio solo da novembre, grosse navi hanno già disdetto, dal 2020 tornerà a crescere, richieste per la crocieristica. Altra notizia importante che a mio avviso merita attenzione in questo caso è all'interno, e parliamo di Angri, la moglie del boss senza protezione, il TAR respinge il ricorso di Luciana Perfetto Principale che chiedeva la reintegrazione nel programma per i pentiti, articolo a pagina 15 della città, mentre a Pagani adesso Petrosino si difende da solo, presentata un'istanza, Nocera, siglato l'accordo, nuove case in 3 anni, mentre a Cava dei Tirreni arrivano i primi fondi per la messa in sicurezza. La provincia mette sul piatto 250.000 euro per 5 istituti superiori e il comune è a caccia di soldi per far fronte ai lavori nei plessi delle frazioni. Articolo che trovate a pagina 12. Dunque, detto questo, io direi di chiudere i nostri giornali perché oggi diciamo abbiamo una puntata speciale. Come ben sapete, Giro Pagina tornerà poi il 27 e il 28, quindi anche noi ci fermiamo per le feste natalizie. E noi non potevamo non chiudere la nostra, come dire, la nostra carrellata pre-natalizia con una cosa fondamentale, importante, bellissima, un giro d'auguri da parte di tutti quelli che diciamo sostengono il lavoro da noi fatto, perché non è solo Andrea o Imma o Giuseppe, ci sono tantissime persone che, chi sta in regia, chi si fa venire in idea, chi c'è un po' di lavoro diciamo dietro. Partiamo con il primo giro pagina del giorno e voglio seduta qui vicino a me. Buongiorno Andrea. Imma Tropiano, molto noto di Giro Pagina per il gossip, ma anche nostro direttore della redazione.eu, voglio dire. Io perdo anni di salute in questo caso, ecco, vedi. Ecco, non so perché quando vedo a te proprio mi girano, vedi, e quindi vabbè. Ma sapessi quanto. No, comunque saremo velocissimi perché oggi c'è una carrellata, ho visto ospiti insomma che stanno scalpitando qui alle spalle, scalpitano al sesto senso. No, ci sono perché dall'altra, ma guarda di là quante persone ci sono, quindi a parte che deve arrivare Giuseppe Ferrara tra pochi minuti e alla regia, ho appena visto passare Anna Laura Ferrara, Ivi ferma Anna Laura, non mi ha sentito. Comunque no, sarò velocissima perché noi dobbiamo annunciare delle bellissime notizie per quanto ci riguarda per una volta. Una volta ci riguardano. Arrivano soldi, ragazzi, sicuro, la bellissima notizia, arrivano soldi. Sì, ti arriva la 13esima. Ma che da Babbo Natale, te la porta a Babbo Natale. No, parliamo di cose serissime. Oggi c'è un'uscita importantissima. Nei giorni scorsi ci hanno visto camminare e correre soprattutto, no, il che non è da noi. A Cava dei Tirreni ci hanno preso per folli. Abbiamo fatto una giornata a correre per tutta la città. Se per questa Cava dei Tirreni ci pigliano per folli da 2 anni.
questo pure è vero, voglio dire, però stiamo superando i limiti, direttore. Lei ci dovrebbe reggere un po', invece lei ci incoraggia. Ma è normale, perché è divertentissimo vedere correre Antonio Ioele, Ivana Romano, Carolina Sorrentino, Andrea Palestra e Giuseppe Ferrara per il corso e Maria Cristina De Rosa, è meraviglioso. Comunque ci hanno visto per pazzi, ma invece oggi esce lo spot di Natale della Red TV. Esce lo spot di Natale, io non vedo l'ora di guardarlo, perché ammetto il mio peccato, l'ho solo girato insieme ai ragazzi, ma non ho visto il montaggio, ma sono sicuro che c'è tanto da vedere, no? Ma lo voglio vedere. Io l'ho visto ieri, ci siamo emozionati, davvero davvero bello. Ma c'è anche un'altra novità che dobbiamo annunciare prima. Chi ci sta salutando? Manuela ci sta salutando, eccoci. Antonietta D'Amore, Gennaro e Anna Maria ci seguono sempre, un bacione fortissimo. C'è anche il mio papi oggi, Alfonso Palestra, meraviglioso. Ogni tanto due botte, due mazzatelle a questo ragazzo. C'è anche Elena, quindi salutiamo. No, stavamo dicendo una novità importantissima, sì, per noi, perché giustamente i passi da fare in avanti si devono fare. Sono d'accordo, anzi io concordo con il direttore, perché mi hanno detto che fra le novità più importanti del 2019 avremo il 31 dicembre qui ospite al Giro Pagina Babbo Natale. Ma sicuramente, e questa va bene, è una notiziona e mi piace insomma che tu l'abbia data in questo momento, soprattutto perché noi invece diamo una notizia abbastanza seria per noi, visto che ce l'hanno chiesto. Noi da ottobre abbiamo iniziato il telegiornale della Red TV soltanto sul canale Web TV, e invece da gennaio ci hanno chiesto, lo so, perché a te il TG non piace, tu sei uomo da Giro Pagina. Comunque da gennaio siamo anche su Facebook, ce l'avete chiesto e quindi ce l'avete chiesto e quindi saremo anche lì, figurati. Abbiamo deciso a gennaio, facciamo il telegiornale su Facebook, l'abbiamo detto a tutti. Ma vuoi mettere, grazie, scusa, lo facciamo su YouTube, però insomma adesso lo faremo anche su... Vieni qua Ivana, parla seriamente con me, vieni, facciamo così, in diretta, vieni qua. Sta succedendo insomma un po' di tutto, in attesa di Giuseppe. Tu però mi hai lasciato qua, io devo dare il cambio a Giuseppe. Comunque... Ragazzi, buongiorno a tutti. Ecco, aspetta Ivana, hai un po' di aureola? Aureola al contrario. Ecco qua, okay. Si è sconvolto, ci sono ragazzi che si sconvolgono ancora quando noi diamo questi annunci. Imma, ma perché tanto clamore? Perché ci attendono. Non c'è fiducia? No, non credono nelle nostre capacità? No, è perché sanno che io ci tenevo al telegiornale su YouTube, visto che noi siamo comunque una web TV, mi piace insomma che sia sulla web TV, ce l'hanno chiesto su Facebook. Ok? No, noi facciamo tutto e abbiamo anche desideri, perché si sa, Imma, ritorniamo nel clima natalizio, vai, al di là delle nostre ambizioni. Cosa vogliamo augurarci? Per noi, per gli altri? No, dimmi che non vuoi un mondo pieno di pace, di amore e cose così, per favore, perché manco Miss Mondo e Miss Universo adesso. No, lo sai che cosa mi auguro? Molta, molta più fiducia in noi stessi, negli altri, nelle nostre capacità. Dobbiamo crederci, sarà la parola quella del nuovo anno, credere in noi stessi e in quello che si fa. Personale e anche lavorativo. Meno rancore, bandiamo insomma quelle sciocche vendette, piccolezze, pochezze, no, apriamo un margine più ampio. Apriamolo. Okay, quindi questi qua sono i nostri auguri. E adesso, sì, è passato Pasquale Senatore, scusate, date il cappello a Pasquale Senatore. Io do il cambio invece a Giuseppe Ferrara in regia. Con tanto di cappello. Tantissimi auguri di felice sereno Natale e di un felice anno nuovo. Ciao. Ma ragazzi, ma qui... Al sesto senso siamo organizzatissimi, perché Ivana mi spinge da dietro, prego, venghi. Ci siamo. Ecco, oggi sono follie, signori, a Giro Pagina, anche perché, come dire, anzi ne approfitto, se passate da qui ci sono le sorprese. Ecco, ma c'è stata una sorpresa molto molto buona, molto molto dolce, quindi... Ma no... Si avvira un sogno, signori, si è anticipato. Io pensavo venisse il 31.
tutto quello che... Allora ragazzi, avete un'opportunità unica, attenzione, possiamo lanciare l'appello a tutto il mondo, soprattutto ai bambini, perché oggi avremo qui a giro pagina niente poco di meno che Babbo Natale! Oh, oh, oh. Babbo Natale, io voglio qualcosa per Natale, ma secondo te ho fatto il bravo bambino? Sicuramente. Ci sta. Ci sta. E me lo fai un grande augurio di Natale per tutti quelli che ci stanno guardando? Tanti auguri a tutti di giro pagina. Grande Flaviano, ecco, lui in realtà è il gestore del Sesto Senso che ci sopporta e supporta ogni mattina qui. Da questo simpaticissimo locale, da questo simpaticissimo bar, quindi anzi passate da qui stamattina perché a breve avremo una dolce sorpresa un po' per tutti. Ecco, lo so, è una... Ma prego, si segga, la mia fatina. Andrea, lo so che ci tieni particolarmente. Yeah, parla in dialetto. A cussi pop, immediatamente. Eh sì, ma tanto ormai la gente mi conosce. Signori, ma il dialetto? Qualche detto sul Natale. Qualche detto su Natale in lingua, io ti posso dire che certamente il dialetto è una lingua, soprattutto il dialetto napoletano, quindi non ci vedo niente di male nel parlare in dialetto, basta conoscere sia il dialetto che il napoletano. Poi c'è quella canzoncina molto bella che fa muove Natale, non tenga ranare, ma picce una pippa e mi mette a fuma. A proposito di questo, ma per Natale come siamo messi, Vana? Siamo messi come sempre, diciamo qualcosa non è cambiato, però... ci proveremo a cambiarla. Quello che ho detto a Imma prima, ho detto ci vuole molta più fiducia noi stessi, negli altri, è un concetto che lo proponiamo a tutti, abbiate più fiducia. Ed è un bellissimo concetto. Sì. E la fiducia ci deve essere, secondo me, ti farai anche un sollazzo, come dire... Ho visto qualcuno... Stavo per dire una cattiva parola, anche perché... Allora, attenzione, perché qua sta succedendo di tutto stamattina. Quale cose? A giro pagina vanno e vengono, vanno e vengono. Disturba e chi invece arriva per portarci qualche lieta novella? No, è un personaggio che solitamente porta solo cattive notizie. Iella, la lieta no. No, non si dice Iella, no, dai, no. Iella no. Però diciamo, le notizie buone non le scrive mai. Penso abbiate capito di chi si tratta. Il tempo che è così, si incappucci, io sono pronto per il prossimo giro pagina. Quindi un Babbo Natale va! Buongiorno. Però, però il ciuffo... Ciao Andrea, buongiorno. Ciao Peppe Ferrara. Chi ci sta? Allora, mi hanno appena chiamato due o tre persone. Oh, ma quando esci palestra, ti volevo dire che la diretta di ieri è andata molto bene. Ma io l'ho seguita, ho notato, anzi, allora, ma Carolina dove sta? Brasiliana, Mayday. No, stavo ascoltando la radio, roba di Saudaci. Com'è che è la parola strana? È Saudaci, la parola giusta. Okay, come spiegate? Se fai così però trema tutto, facciamo il terremoto, vedi? Ieri tutta la diretta è stata così, me ne sono accorto dopo. Ah, ecco perché è andata bene, perché la gente si pensava che ci fosse il terremoto in diretta, ecco. No, Pale, non diciamo queste cose perché con la fama che mi sono fatto di iettatore, prendendo... No, ya. Iettatore. Dai, allora Ferrara, parliamo di cose poco serie. Buoni propositi per Natale. Ah, per Natale proprio. Per no, allora, Capodanno è un'altra cosa. Avere buoni propositi. Questa è la classica, diciamo, che non funziona più da 20 anni. Bah. Frequentare meno Andrea Palestra. E questo è un buon proposito, oh, secondo me. Guarda qua, quando commenta, hai ragione, vai, non lo frequentare. Io sono d'accordo. No, ragazzi, ma perché, diciamo, non è che... Posso dire di godere non di un'ottima fama, quindi va benissimo. Ma ci so puccica per me Natale. Com'è vanitoso. No, infatti ho una pessima fama. Ma che sono telefono? Volevo mettere i contatti. Va bene. Aspetta. No, Pale, non mi piglia così alla sprovvista. Signori, comunque il promo è pronto, ne avete già parlato? Sì. Andiamo. Camari, ci sta mai. Ivana, dammi una mano, per piacere, ragazzi, siamo...
non siamo per niente preparati questa mattina. I propositi del buon anno, ragazzi. Oh, qua c'ho anche Van Blasco. Aspetta, no, ragazzi, stamattina pure karaoke. Stamattina vai col karaoke. Ora vieni con me. Scegli la canzone, quale vuoi? Ma veramente fai? Che canzone vuoi? Se viene Ivana con me qua, cantiamo il nostro duetto migliore. Davvero? Cerchiamo di non cadere, di non scadere. No, raga, io non so come avete condotto finora la puntata, quindi non so che tono deve avere. Dei buoni propositi per il prossimo anno. No, per Natale. Ya, lo dico, mangiare meno, c'è sta Roma. Perché? Assolutamente, non lo so. Oh, ottimo, è arrivata benissimo proprio. Prego, si accomodi. Questa è la signorina. Buongiorno. Ciao, tanti auguri a tutti. Ti do una mano. Ragazzi, io ve l'ho detto, se passate a giro pagina. No, parla tu che mi sento. Ah, sì, hai ragione. Se passate a giro pagina c'è questo poco di roba. E raga, c'è pure lo spumante a prima mattina, cioè. Però questo lo deve stappare Andrea Palestra. Ma tu hai aspettato me per stappare spumante? Non ci capite. Sei stato con Ivana, sei stato con devi stappare tu Palestra. Dobbiamo stappare Yeye, lo devo stappare. Sì. Allora, devo anche sbattere. No, Palestra, non agitare. Prego, si accomodi. Entri pure. Entri level. Cioè, non mi mangiare sul piatto. Abbiamo detto a Natale. Buono. Salve, buongiorno, favolite. Un po' di panettone. Allora, ragazzi, essendo che questa è l'ultima prima di Natale, noi ci siamo permessi di prenderla un po' più alla leggera, veramente con molta scioltezza, anche perché, come dire, ieri sera un po' tutti abbiamo finito di lavorare molto tardi. Abbastanza. Ferrari, abbastanza. Ha fatto un ottimo lavoro che tra l'altro ho dato buca a degli amici per una specie di tombolata e mi sa che la pagherò cara, però vabbè, no, mi rifarò. Mattia Grimaldi sta parlando di te. No, non stai parlando di voi. Non stavo parlando di loro, va bene. No, perché la tombolata c'è stata. Sì, no, ce n'era anche un'altra, però va bene. Okay. Comunque, allora, un po' fuori città. Ha dato città. Buca a due tombolate. Voglio, per lavorare. Sono diventato troppo stacanovista. Infatti, stacanovista è colui che si dedica troppo al lavoro. Romano è uno stacanovista. Sì. Ho sbagliato, non è stacanovista. Intanto, Alessandro Padovano Sorrentino mi chiede se andiamo a scuola sua dopo. A fare? Alessandro, una lezione di giornalismo. Se ci dai qualche se notizia. Ci sta seguendo e ci mette un commento. Ma io non vedo i... Volevamo capire se c'è una notizia, no, a prescindere, lo direi. Facciamogli un audio. Alessandro, vedi che sei in diretta su Giro Pagina. Anche se non lo sai. Non lo sai, siamo al stesso senso di Cavate di Reni. Se vuoi venire a fare gli auguri, a prenderti un po' di panettone, siamo qua. Ciao. Ok. Io penso che sia arrivato il momento di stappare. Sì, non ho fatto colazione, quindi facciamo gli auguri di buon Natale a tutti. Buon Natale a tutti quanti. Lo so che alla fine è più buono, anche... sembra un po' il prete della situazione, però va bene, ci sta. L'augurio secondo me di quest'anno è questo: meno individualismo. Ecco, quindi mi vado un po' ad accodare a ciò che sono le parole di Fra Pietro che ci è venuto a trovare la scorsa volta. Cerchiamo di essere un po' più collettivi, di collaborare e di condividere soprattutto ciò che sono non solo le cose negative, perché noi siamo molto bravi a condividere le cose negative, meno bravi a condividere quelle positive. Quindi diciamoci le cose positive, condividiamo le cose positive un po' con tutti, soprattutto con le persone che ci vogliono bene. Su queste parole io direi... Romano, suggeriscimi. Tanti auguri a Giro Pagina. Auguri. Stava per distruggere il stesso senso. Ci sta zio Savino Qualità che fa un buco al giorno con la sua scuma blu. Non so se lo avete mai visto, ma io vi consiglio, seguite una pagina Facebook, si chiama zio Savino Qualità Fan Club. Ma seguite la pagina Facebook della Red. Ma pure di zio Savino Qualità Fan Club, mi raccomando, è molto molto interessante. Sto facendo pubblicità occulta perché si tratta di una pasticceria, però non fa niente. Poi ci trovo anche a Sant'Antonio Abate, ma dico anche, è anche ad Angri. Ed è stato per un periodo a
Brooklyn, no, ah, no, no, è stata a Los Angeles. Noi salutiamo anche zio Savino Qualità da Cava dei Tirreni. Possiamo dire che da Ciro Pagina quest'oggi, a meno che ci manca una persona. Ma che ore sono? Aspetta. Sono le 9 e 5 minuti. Ma la chiamiamo 8 in 58. Diretta? Facciamo una telefonata in diretta alla Carola. Intanto, tanti auguri. Io... No, aspetta, già aspettato a te. Ah, perdonami. Ma io non lo so. Lo saprà che è in diretta? Signori, preparatevi per la gaffa del giorno di Carolina Sorrentino, che tra l'altro... Metti la voce, però. C'è il bio... Ah, oh, non c'è il bio. Vi dico solo, corri Forrest Gump, corri. Niente. Sulle immagini, ci starà guardando? No. Metti un attimo, salutiamo un po' chi ci sta guardando. Nessuno? Michele Concetta, Antonetta D'Amore... Gennana Maria, Elena. Elena che mi chiede, Peppino mi dice proposito. Giusto proposito, non voglio... No, no, ma sono d'accordo. Magomas quest'anno sono d'accordo con Peppe Ferrara. Giuro, ci ho pensato anch'io. Caro, ma magna di meno. Mm? A magna di meno, chi è il proposito mio? No, anche. Qual è il buon proposito mio? Ha detto giusto. Frequentare meno Andrea. Ah, sì, ah, giusto, d'accordo. Avevo rimosso. Elena, scusa. Ferrara. Vabbè, chi lo fa così? Poi senti me, è perso. Va bene. Io direi, facciamo anche gli auguri a Carolina. Eccola, eccola, eccola. Carol. Ma che è successo? Ma noi abbiamo chiuso, come ma famo? La riprendiamo la diretta e... No, ma ci dovevano essere. Ci dovevi essere anche tu. Babbo. Vabbè. Abbiamo fatto bene a chiudere. No, come abbiamo fatto bene a chiudere? Senti, sei in diretta, in viva voce, fai gli auguri di Natale. Sei in diretta, in viva voce. Sei mi in chiamato. Diretta, in viva voce, lo confermo. Vabbè, ok. Buoni propositi per Natale e auguri, forza. Vai, vai. No, tu li devi fare, Caroli, già fatto. Tanti auguri di buon Natale. Ah, ti aspettiamo qua perché ci stanno panettone e spumante che ti aspettano. Va bene, noi chiudiamo la puntata. Praticamente, cioè, noi stiamo facendo una puntata come se questo non ci fosse. Va bene, ciao Carol. Io, Pale, ti restituisco il microfono per la chiusura. E ci vediamo dopo Natale. Vabbè, dunque, fatti gli auguri, vi posso dire che Giro Pagina tornerà in maniera seria e positiva. Serissima. Basta. Si cominciano così le feste di Natale. Il giorno. Solo Capodanno 2017-2018. No, basta. Mai più. Ci rivediamo il giorno 27. Ok, su Giro Pagina per la lettura dei quotidiani, il commento e i nostri ospiti. A me non resta che augurarvi un buon venerdì, ma soprattutto un buon Natale a tutti. Ciao. Ciao.
tornati? Siamo tornati? Sì, sì, siamo pronti per la terza edizione di Alimenti in Azione. Avremo tanti consigli da darvi sulla corretta alimentazione, ci sarà un'interazione maggiore anche con voi. Ci saranno delle nuove ricette light. Esatto, delle testimonianze di pazienti, insomma abbiamo tante tante cose da fare insieme. Tutto questo dal 12 gennaio sulla Red TV. Vi aspettiamo, mi raccomando. Con Buona Impresa puoi avviare la tua startup. Perfetto! Potremmo avere la nostra casa. Hai visto? Essere soci conviene. La nostra banca è differente. Siamo pronti! Cronaca! Politica! Sport! Gossip! Parleremo di questo! Anzi, parlerete! Dal lunedì al venerdì a partire dalle 8:30! E a farmi compagnia ci saranno Imma Tropiano, Giuseppe Ferrara e Michele Lodato. Appuntamento sulla Red TV, o meglio, in giro per Cava dei Tirreni. Oh, mi aspetto, eh.
L'alternanza è un qualcosa che serve molto. Un modo in più per imparare qualcosa. È una forma per proiettarci direttamente al futuro del mondo del lavoro. Fa maturare. Ci insegna come comportarci sul lavoro in un momento futuro. Diciamo farci abituare a portare un certo rispetto alle persone più grandi. A rispettare gli orari lavorativi. Ci fa crescere. Io ho deciso di farla e di venire qui perché sono molto timida. Per me è una possibilità per i giovani per intraprendere il mondo del lavoro. A comportarci in un certo modo quando ci troviamo in un ambiente diverso che non sia stare con gli nostri amici o la famiglia. E quindi la vorrei superare questa cosa. Pronti, Ea? Prima cosa, non posso più dormire il pomeriggio. Quando stai con persone che comunque ti danno modo di vedere il loro giorno, come si struttura. Si sta a meraviglia. Dipende dall'alternanza che si fa. La mia la vedo utile perché comunque su alcuni punti di vista serve a tanto. Come ti affacci veramente al mondo del lavoro è una cosa per me positiva. Secondo me sono troppe le ore. Solo un po' l'orario. Così è. Ma non mi posso presentare mica alle 7 di sera qui, quindi. Non solo si lavora, ma ti rilassa anche mentalmente, secondo me. Molto meglio. In Italia l'alternanza scuola-lavoro è vista pure soprattutto per risparmiare dei soldi. Cioè, mi sono confrontata con altri ragazzi che vanno in aziende in cui si dovrebbe fare grafica, sfruttano alcuni ragazzi, quindi questo per me è il lato negativo. Ma finiscono per fare cose che non c'entrano nulla. Si potrebbero fare anche molte cose in più. Che è scocciante fare sempre la stessa cosa, anche se adesso stiamo cambiando. Tipo, non lo so, usare più programmi che usiamo anche a scuola, queste cose qui. Per esempio imparare il montaggio, queste cose qua. Thank you.
Ciao a tutti gli amici della redazione.eu, vi sottoponiamo oggi un nuovo progetto. Siamo andati all'Istituto Comprensivo Carducci Trezza e abbiamo mostrato ai ragazzi un corto animato, il primo corto animato a tema omosessuale, realizzato da Beth David e Esteban Bravo, un corto che avrebbe potuto partecipare agli Oscar del 2018, ma così non è stato. Abbiamo quindi deciso di registrare le reazioni dei ragazzi a fronte delle tantissime reazioni che invece abbiamo riscontrato negli Stati Uniti d'America e nessuna praticamente in Italia. Vediamo com'è andata. No, per me mi è piaciuto, però io anche una volta, qualche tipo un mesetto fa, l'ho visto su YouTube, però con la canzone di Ed Sheeran. Perché è un sentimento, cioè si trasmette l'amore tra uomo e uomo e non tra uomo e donna. Tra quelle persone che mi piace, no. Questo ragazzo che si è innamorato di questo film e non, però aveva paura di far vedere gli altri che quello che aveva. Pensavo di questo amore non fosse ricambiato e si nascondeva. Aveva paura che gli altri lo vedessero. Cioè è bello perché uno prova qualcosa per qualcuno, almeno non è sempre sbagliato. Quando si trova un sentimento così non si può nascondere. Se due persone si amano, a parte che non ci si può fare niente, cioè perché la gente è sempre abituata a vedere l'uomo e la donna che si amano, però per me non ci sono problemi se un maschio e un altro maschio, una donna e un'altra donna si amano, perché come se uno può provare amore per una donna, anche uno può provare amore per una donna. Deve avere almeno un rapporto vero, perché non deve essere costretto a stare con una donna se gli piace un po', per esempio. Secondo me sì, non c'è niente di sbagliato, io non può fare una cosa di fare. Anche io, nella mia vita quotidiana, vedo un sacco che prendono un sacco in giro i ragazzi omosessuali, su Instagram sempre. Secondo me si deve pensare anche a come si sente l'altra persona. Ma anche rispetto agli anni passati, cioè, certo, per una cultura mentale rispetto a queste cose, anche per i media. Questo video va contro quello che pensano alcune persone. Sfortunatamente molti anche della nostra generazione la pensano che questa cosa sia sbagliata. Si ha paura del diverso, non è per questo, ma pure per seguire la massa. Solo perché ha sentimenti diversi dalla maggior parte delle persone. Li prova in modo diverso, non è giusto che possa manifestare. Anche se all'inizio c'è stato l'imbarazzo di fronte a tutti i compagni che li guardavano, un uomo può amare una donna come può amare anche un altro uomo, anche viceversa. Per me essere omosessuale non è sbagliato. Poi l'altro ragazzo ha avuto il coraggio di andarlo a consolare e di dirgli che anche lui prova le stesse cose. Si sono visti tutti e due sotto l'albero e hanno quindi messo insieme il cuore. È stata una scena emozionante. Però alla fine ho capito che il ragazzo a cui di cui ero innamorato prova lo stesso sentimento di lui, quindi si lasciava andare. Grazie di cuore ragazzi della Carducci Trezza di Cava dei Tirreni per la loro preziosa collaborazione, ma soprattutto grazie alla dirigente scolastica e al corpo insegnanti per la disponibilità ad affrontare un tema così delicato. E intanto chiediamo a voi, vi è piaciuto il video? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e non dimenticate di mettere un bel mi piace al nostro canale. Naturalmente il progetto continua, continuate a seguirci. L'Italia è ancora un paese di migranti. Passano i decenni, i tempi cambiano, ma non sembrano cambiare le speranze e le prospettive di tanti nostri connazionali che continuano a vedere l'estero come un'opportunità per il proprio futuro.
Alla base di questo flusso continuo c'è sicuramente la voglia di cambiamento, condita anche da un certo spirito di avventura. Ma la spinta principale è sicuramente data dall'attuale situazione economica e dalla crisi del mondo del lavoro. L'immigrazione nel nostro paese non conosce soste, anzi è addirittura in aumento.